Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi voglio mostrarvi un'idea make up per Capodanno. Spero che questa nuova postazione vi piaccia, ho comprato queste lucine a cascata che mi piacciono tantissimo e ho detto boh, proviamo a usarle per un video, vediamo come viene. Dovrebbe essere migliore la luce rispetto al solito, quindi dovreste riuscire a capire meglio i colori e vedere meglio la mia faccia messa malissimo, però vabbè. Io ho qui pronto il mio specchio e iniziamo subito. Per prima cosa stendo il mio fondotinta preferito del periodo, che è il Can't Stop One Stop di NYX. La mia è la colorazione light, adesso col pennello vado a stenderlo su tutto il viso, andando un po' più pesante nei punti dove ho maggior bisogno, ovviamente. Scusate se in sottofondo sentirete rumore, ma c'è la lavatrice che va come al solito, mi spiace. Ok, passiamo al correttore e uso questo qui che è il Born This Way di Too Faced nella colorazione light. E infine ripasso sopra con un po' di fondotinta per coprire il correttore e amalgamare il tutto. Fissiamo il tutto, io utilizzo due cipre diverse, la Lockit di Kat Von D per tutto il viso e questa qui che è sempre la Born This Way di Too Faced per fare il baking. Questa purtroppo ho fatto una cavolata perché aveva un tappo che bisognava lasciare, ovviamente io l'ho tolto perché non mi piaceva. Mi dava fastidio, il problema è che me la sono portata in viaggio e è uscita tutta. Adesso vi faccio vedere piano piano, vedete, è completamente uscita, quindi devo stare sempre super attenta perché sennò non vi dico in treno quando l'ho aperta per truccarmi mentre viaggiavo. Metto nel contorno occhi questa perché è un po' più giallina e quindi va ancora di più a coprire, diciamo, l'occhiaia. Invece la Lockit è più bianca, mi sembra, è molto più chiara, comunque non è trasparente se non ricordo male, però ha comunque un colore diverso, quindi Lockit per tutto il resto del viso. Adesso anche se devo dire che questo fondotinta di NYX è bello perché è molto molto opaco e si potrebbe anche non incipriare in teoria, però soprattutto per Capodanno, che magari, non so, non è il mio caso perché io non vado a ballare così, però se dovete ballare o comunque muovervi, sudate un po', dovete incipriare per forza. Ed ecco qua, di solito adesso faccio il contouring, però visto che andremo a fare un trucco occhi abbastanza pesante, aspettiamo. E quindi prima passiamo agli occhi. Utilizzo la palette di Huda Beauty, la Rose Gold Edition, per creare la base, diciamo, e poi invece useremo i colori glitterati, diciamo, della Normina di Anastasia. No, ragazzi, mi stavo dimenticando. Aspettate. Primer occhi, importantissimo oggi per questo trucco. Potete usare anche il primer viso, cosa che io non ho usato perché non uso mai, però nel caso potete decidere di usare il primer viso come primo step. Abbondiamo, tra l'altro questo primer qua di Fenty è veramente pazzesco, fa durare veramente tantissimo gli ombretti, è veramente top. Lo stendo sempre col pennellino e poi lo spalmo bene con il dito. Ok, adesso possiamo passare veramente al trucco occhi e utilizzo Bae, questo colore qui abbastanza neutro, su tutta la palpebra, tanto poi in realtà dopo andremo a fare la cut crease, quindi non ci servirà granché, però è giusto per dare una base. Dopodiché con un pennellino prelevo Sandalwood poco per volta e vado a fare la piega dell'occhio, inizio a creare la sfumatura. Lo applico prima con questo pennellino un po' tipo a punta e poi dopo con il pennellino da sfumatura sfumo tutto. Io uso questo qui di Kiko che è il 213 e mi trovo benissimo, però è un pennellino vecchio, non so se ci sia ancora perché ha un bel po' di anni ormai questo pennellino, quindi non saprei dirvi.
e sfumate bene fin sopra al sopracciglio. Ok, adesso passiamo a Norvina di Anastasia e direi di iniziare con un filino di Incense, anche se mi sa che è abbastanza simile a Sandalwood, e poi passiamo a Volatile, e sempre questi li applichiamo sempre nella piega in modo da intensificarla e creare bene la sfumatura. Con Incense andiamo anche un pochettino nell'angolo esterno dell'occhio in modo da creare una sfumatura che venga un po' verso l'interno. Ok, passiamo a Volatile e intensifichiamo ancora di più. Ok, a questo punto prendiamo il correttore per fare la cut crease con un pennellino molto piccolo e lo andiamo ad applicare sull'occhio. Lo applichiamo solo nella parte interna fino ad arrivare all'incirca a metà. Ok, cut crease fatta, e a questo punto riprendiamo Norvina e andiamo a prendere il colore Summer, che è questo bellissimo dorato, e lo prenderei questo con le dita perché lo vado ad applicare solo nella parte finale dell'occhio. Nella parte più interna invece andremo a mettere Dreamer. Ok, a questo punto con un pennellino molto preciso andiamo a prendere Dreamer e lo picchiettiamo dove abbiamo fatto la nostra cut crease. Ok, ecco qui il risultato finale. Adesso dobbiamo ancora mettere l'eyeliner, però dobbiamo anche fare il pezzo sotto. Quindi riprendiamo ancora Norvina e nello specifico prendiamo di nuovo Incense e Volatile con un pennellino abbastanza preciso in modo da fare bene la riga sotto. Iniziamo sempre con quello più chiaro e poi man mano scuriamo. Ed eventualmente, se l'idea vi piace, potete riprendere Dreamer, che è quello super chiaro, e metterlo anche nella parte iniziale sotto, in modo da aprire ancora di più lo sguardo. Guardate la differenza fra un occhio e l'altro. A questo punto finiamo con l'eyeliner, che metterò da sola perché faccio delle facce veramente assurde e vado tipo in apnea mentre lo metto, però farò un bel rigone importante di eyeliner perché questo trucco, diciamo che lo regge tranquillamente. Poi mascara e passiamo tutto il resto del viso e finiamo. Eyeliner messo, adesso piegaciglia e mascara. Il piegaciglia è per chiunque praticamente uno strumento di tortura. Io invece non lo trovo così malaccio, sinceramente, non mi dà granché fastidio. Diciamo che questo look regge tranquillamente anche le ciglia finte, quindi tranquillamente potreste anche applicarle. Io non le amo eccessivamente, quindi non le metto. Comunque come mascara uso il Roller Lash di Benefit, che è il mio nuovo preferito del momento. È bello perché incurva veramente tantissimo le ciglia, io che ce le ho dritte soprattutto, questo problema. Invece se ce le avete già belle curve, a differenza mia, vi consiglio il Bad Girl Bang, che è veramente super allungante. Passiamo alle sopracciglia e uso la Brow Contour Pro di Benefit, che è la mia preferita del momento, cioè veramente pazzesca. È questa matita con 4 colori, 2 scuri e 2 chiari, e io mi trovo veramente troppo bene, delinea perfettamente il sopracciglio e boh ragazzi, è super precisa, mi piace veramente tanto, cioè guardate già la differenza senza neanche sfumarla e senza neanche averla messa bene. Ce l'ho messa proprio super a caso, guardate, cioè no comment. Fissiamo con il Ready Set Brow sempre di Benefit, e tra l'altro devo fissarle bene bene perché di qua tipo ho il ciuffetto ribelle, non so se si vede in videocamera, però c'è questo ciuffetto che spara tantissimo, quindi devo fissarle proprio alla perfezione, se no riparte di nuovo. Per un fissaggio estremo ovviamente usate molto più prodotto.
Anche le sopracciglia sono finite, quindi possiamo passare a finire con il contouring. Poi fissiamo e facciamo le labbra. Per il contouring voglio utilizzare la Naked Skin Shape Shifter di Urban Decay. Uso la parte quella in polvere e faccio un mix fra questi due colori, anche se utilizzerò molto di più quello più in alto perché è molto più caldo, molto più freddo, non molto più caldo. E andiamo bene a creare la sfumatura. Ecco, io non sono un amante delle pennellate, delle rigate, diciamo, quindi tendo sempre a sfumare veramente tantissimo. Come blush uso la blush bar di Benefit, che è questa qui, guardate che bella, è ancora intonsa, la prima volta che la uso. E mi sa che andiamo a usare Gold Rush o Rocateur? Proviamo Rocateur, che mi manca, non l'ho mai provato prima, questo colore qui. Lo prelevo con un pennellino da blush, ovviamente, e vado a picchiettarlo subito sopra alla riga, diciamo, di terra. Non male, mi piace questo colore. È rosatino, però non è niente male. E finiamo invece con l'illuminante. Visto che abbiamo fatto un trucco comunque sui toni del marrone e del dorato, andrei a utilizzare Opal di Becca, da questa palette, che anche se copro lo specchio vi spara flash lo stesso. È questa palettina qui che si chiama Palette Clat... Vabbè ragazzi, il mio francese come al solito. Vabbè, è questa palette qui che contiene 6 diversi illuminanti e andiamo a utilizzare Opal, che è il più bello di tutti. L'effetto non è super glowy, quindi vado a bagnare il pennello e ovviamente riproviamo da pennello bagnato. L'effetto, ok, è completamente diverso, come potete vedere. Anche perché a Capodanno bisogna brillare, ovviamente, quindi bisogna abbondare con l'illuminante. Come se non abbondassi già tutto l'anno con l'illuminante, ragazzi. No, io non lo uso mai, no. Ed ecco fatto, questo è il risultato finale del viso. Adesso andiamo a fissare con il fissante, ovviamente. Ok, a questo punto possiamo completare tutto col rossetto. Io lo metto sempre alla fine perché se fisso dopo aver messo il rossetto, poi il rossetto lo sento strano durante la giornata, quindi faccio sempre questa cosa, quindi prima fisso e poi metto il rossetto. Visto che è Capodanno, possiamo usare sugli occhi, ma possiamo usare anche sulle labbra, ed è per questo che per questo trucco ho scelto lui, Heartbreaker di Huda Beauty, che è un rosso veramente meraviglioso. Adesso lo andiamo ad applicare e ho anche pronta la matita. Questa qua è la Crayon Contour L'Oeuvre Universelle di Dior, che è quella praticamente per fare i contorni e non far sbavare, diciamo, il rossetto. Però di solito non mi serve con questi qua, però io ce l'ho qui pronta, che non si sa mai. Una cosa che vi consiglio sempre di fare con i rossetti di Huda Beauty, visto che sono super liquidi, è prima di metterli togliere bene l'eccesso di colore, perché dovete cercare di fare uno strato il più sottile possibile e dovete anche cercare di non ripassare nello stesso punto. È difficile, provateci però, perché è fattibile. Ed ecco qua, trucco finito. Come avevo detto, non è servito il tipo coso per il contouring, la matita per il contouring di Dior. Questo rossetto è meraviglioso e non si sposta, è veramente bellissimo.
e direi che questo look è perfetto per Capodanno. Voi cosa ne dite? Vi piace? E niente, questo è quanto, questo era il video di oggi. Spero che questo look vi sia piaciuto, che sia una buona idea per Capodanno. Se lo rifarete, fate una foto magari e taggatemi su Instagram, così la vedo, sono super super contenta, perché vuol dire che il look vi è piaciuto veramente tanto. Quindi lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se ancora non siete iscritti al canale. Niente, a questo punto vi mando un bacione e a domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!